È importante un incontro con gli studenti ai quali lei ha dato diversi suggerimenti per far risalire questo paese. Beh, il paese ha bisogno di loro, per risalire questo paese ha bisogno dei giovani, e non solo a Palermo, in tutta l'Italia, però io sogno che Palermo, come è stato in passato, diventi la fucina di una nuova idea e che loro veramente capiscono e partono, perché avete tanti difetti, ma avete anche una dote che qui, una volta che l'avete deciso, è partito, lo fate. E invece il Palermo come riparte l'anno prossimo? Da quali presupposti? Bene, stiamo facendo una squadra buona. Oggi mi aspetta l'allenatore, che è ansioso di vedere quello che stiamo facendo. Avremo una squadra molto buona, molto competitiva. I nomi nuovi sono quelli di cui si parla? Non si parla di nomi nuovi. No, vabbè, perché Calleri, Cassini, vabbè. Sono giocatori che faranno parte. Io ho paura che quando dicono Zampanini va su un giovane, viene fuori il nome, me lo vanno a fregare. Perché ormai dicono che se l'ha scelto Zampanini vuol dire che è buono. Non va bene. Questo succedeva con me, con quello del Chievo, no? Quando Sartori andava a prendere un giocatore, ha visto Sartori, lo prendeva, allora lo prendo anch'io. Presidente, il vero male del calcio può essere il calcio scommesse? Non è il male del calcio, vede, a un certo momento tutte le scommesse, compreso i casinò, sono un male, no? Quando tu pensi, perché vanno soprattutto verso la povera gente, quando tu fai scommettere sulla partita di Serie D, dove un giocatore in Serie D prende 100 euro per partita, capite, quello gli danno 3.000 euro per la partita, magari lo fa. Cioè, che lo Stato faccia il biscazziere, questo è una cosa, che ci siano i biscazzieri, in Inghilterra ci sono le società, ma scommesse, però hanno un'altra cultura. Però che lo Stato faccia il biscazziere a me non va, questo vuol dire a che degrado è arrivato il nostro Stato. Deve far soldi a tutti i costi per coprire i buchi che loro fanno. Vabbè. Presidente, il rinnovo di Sorrentino Wiccani è stata presa una decisione? Ma Wiccani deve andare a giocare, per cui non abbiamo nessun rinnovo. Sorrentino non c'ha nessun rinnovo, c'è ancora un anno di contratto, ne parleremo un po' più avanti. Si riparte da Belotti? Ma Belotti è un giovane, non puoi ripartire solo da lui, abbiamo bisogno di altre punte vicino a Belotti. De Frel è un giocatore sul quale siete ancora molto vicino? Sì, ma è un giocatore molto caro, non vale il prezzo che chiedono, vediamo. Ricorderà Ilicic la promessa di riportarlo a Palermo domenica? Ilicic sta facendo troppo bene adesso alla Fiorentina, purtroppo speriamo che non giochi. Trecoschi dipenderà da Iachini, lui è il capitano della Macedonia, è un giocatore molto buono, si deve conquistare il posto come gli altri. Noi faremo una squadra di 23 titolari, 24 titolari. Assisterà alla partita di domenica con la Fiorentina? Se ce la faccio penso di sì. State pensando come sostituire il vuoto che lascerà Barreto a livello tecnico? Chocev è venuto fuori molto bene, però state cercando un altro centrocampista? Ne stiamo cercando tre. Io fra Kocev e Barreto di oggi, non il Barreto di prima, preferisco Kocev nettamente, sia atleticamente che tecnicamente. Ha detto 6-7 acquisti? Non quello di Barreto di 5 anni, quello di oggi. Ha detto 6-7 acquisti, ma cessioni quante? La cessione abbiamo fatto quella di Dybala, per cui basta avanzare. Le altre cessioni sono quelli che non giocano, cioè i terzi, i Bolzoni, abbiamo bisogno di altra qualità. Sono giocatori che abbiamo preso quando eravamo in Serie B, che io ringrazio per quello che è andato, ma abbiamo bisogno di altra qualità. Per cui abbiamo bisogno di giocatori che ci diano qualcos'altro. Ha parlato di rescissione di contratto, può essere anche terzi o Bolzoni incluso? Ma no, ma sono giocatori che hanno anche ancora mercato, sicuramente a noi costeranno perché ci sarà un contributo, ma noi è una soluzione che troveremo insieme, insomma. A che punto siete con Viviani, un giocatore che a voi interessa molto? Ma voleva venirmi a trovare Sabatini settimana prossima, cioè, ma io poi ho visto il calendario e ho detto no, vieni dopo la partita della Roma. Per Duarte invece riuscirete a chiudere? Ma è un giocatore che noi osserviamo, Duarte è un giocatore normale che noi osserviamo, Duarte non è Gonzales, io mi sono informato, tra l'altro Trajkovski, e mi ha detto che quando l'ha incontrato l'ha fatto diventare matto, per cui non l'ha mai preso.